Ippolito d'Este, carismatico, iroso, svagato, maestro di spie, politico e militare. Il multiforme fratello prediletto del duca Alfonso I d'Este e mecenate di Ludovico Ariosto. Nato il 20 marzo 1479, penultimo figlio del duca Ercole d'Este ed Eleonora d'Aragona, nominato cardinale di Santa Lucia nel 1493, ossia all'età di 14 anni. Nel 1497 divenne vescovo di Milano e di Eger, dal 1503 di Ferrara e dal 1507 di Modena. Nel canto terzo dell'Orlando Furioso, così il poeta descrive Ippolito: quel che in pontificale abito imprime del purpureo capel la sacra chioma, e libera, magnanimo, sublime, gran cardinal della Chiesa di Roma, Ippolito, che a prose, a versi, a rime, darà materia eterna in ogni idioma, la cui fiorita età vuole il ciel giusto ch'abbia un maron come un altro ebbe Augusto. Quest'ultimi versi dicono che come l'imperatore Augusto ha avuto Virgilio, Publio Virgilio Marone, a celebrarlo, così il cardinale Ippolito d'Este ha lui, Ludovico Ariosto, a celebrarlo. Nel 35° canto, Astolfo ha superato la luna, accompagnato da San Giovanni, ammira le stoffe di cui saranno fatte le persone che devono ancora nascere. Nota in particolare un vello talmente magnifico che, se oro e gemme fossero trasformati in fili per formare un drappo, sarebbero belli solo un millesimo di quello che ha lì davanti. Astolfo allora chiede chi sarà quell'uomo. Il suo accompagnatore gli risponde e parte indicando Ferrara, che ai tempi di Carlo Magno era ancora modesta. Del re dei fiumi, tra l'altiere corna, or siede Umi, diceagli, e piccol borgo, dinanzi il Po, di dietro gli soggiorna ad alta palude un nebuloso gorgo, che, volgendosi gli anni, la più adorna di tutte le città d'Italia scorgo, non pur di mura d'ampli tetti regi, ma di bei studi e di customi egregi. Tanta esaltazione così presta non fortuita o d'avventura casca, ma l'ho ordinata il ciel perché sia questa degna in che l'uom di chi io ti parlo nasca, che dove il frutto ad avvenir si innesta e con studio si fa crescere la frasca, e l'artefice l'oro affinar suole in che legar gemma di pregio vuole. Né si leggiadra né si bella veste unque ebbe altr'alma in quel terrestre regno, e raro è sceso e scenderà da queste sfere superne un spirito sì degno come per farne Ippolito d'Este nave l'eternamente alto disegno. Ippolito d'Este sarà detto l'uomo a chi Dio si ricco dona eletto. Quegli ornamenti che divisi in molti a molti basterian per tutti ornarli, in suo ornamento avrà tutti raccolti costui di c'hai voluto ch'io ti parli. Le virtudi per lui soffolti saranno di studi, e s'io vorrò narrar gli alti suoi meriti, al fin son sì lontano che Orlando il senno aspetterebbe in vano. Peccato che poche strofe dopo Ariosto scrive che i poeti sono spesso bugiardi e, per conoscere la verità sui grandi personaggi del passato, si debba volgere al contrario tutto ciò che è stato scritto su di loro. Un'altissima opinione del cardinale l'aveva anche il Castiglione, che così ne parla ne Il Cortigiano. Vedete, il signor Don Ippolito d'Este, cardinale di Ferrara, il quale tanto di felicità ha portato dal nascere suo, che la persona, lo aspetto, le parole e tutti i suoi movimenti sono talmente di questa grazia composti ed accomodati che tra i più antichi prelati avvenga che sia giovane. Rappresenta una tanto grave autorità che più presto pare atto ad insegnare che bisognoso di imparare. Medesimamente,
nel conversare con uomini e con donne d'ogni qualità, nel giocare, nel ridere, nel motteggiare, era una certa dolcezza e così graziosi costumi, che forza è che ciascun che gli parla, oppur lo vede, gli resti perpetuamente affezionato. Ariosto ricorda e celebra anche le arti militari del cardinale Ippolito, in particolare nella battaglia di Polesella nel dicembre 1509, in cui, grazie all'astuzia e alla strategia del duca e del cardinale d'Este, si coordina azioni via terra e cannoneggiamenti fino alla sconfitta della flotta veneziana. Una battaglia che Ariosto celebra più volte. Anche Luigi da Porto, nelle sue lettere, scritte mentre il conflitto era in corso, parla del valore militare di Ippolito. Evvi anche Ippolito d'Este, cardinale, il quale va alla guisa di Dario sopra una carretta per lo campo, e in un'altra lettera continua. È il più disposto corpo con il più fiero animo che mai alcuno della sua casa avesse. E sopra questa guerra ad ogni cosa, ministro. Piacciono a costui gli uomini valorosi, e quantunque sia prete ne ha sempre molti d'attorno. Che il cardinale apprezzasse i combattenti gagliardi è raccontato anche nel manoscritto che narra della faida tra i conti Bebbi e gli Scaioli. Troviamo infatti riferito che un giorno Girolamo e Bebbi si trovava a Ferrara e che, veduto dal cardinale da Est, fu della disposizione del lodato e della bellezza del corpo. Dubitò non di meno come egli fosse ardito e valoroso, laonde mosso da signorile appetito del vedere del valor di colui alcuna prova, un suo non dei più vili e meno esperti del mestiere e delle armi, che provasse quanto quegli nel singolar certame di valore avesse, mandò. Il giovane Bebbi ben si difese e ricambiò l'assalto fino a respingere l'aggressore e metterlo in fuga. Il cardinale Ippolito e il duca Alfonso erano molto uniti, tanto che Ariosto paragona il loro legame a quello di Polluce e Castor che, secondo il mito, condivisero l'immortalità alternandosi nell'Ade. Il poeta scrisse: il giusto Alfonso e Ippolito Benigno, che saranno quai l'antiqua fama suole narrar dei figli del Tindareo Cigno, che alternamente si privan del sole per tra l'un l'altro dall'aere maligno. Sarà ciascuno d'essi e pronto e forte l'altro salvar con sua perpetua morte. Il legame, che fu sempre forte, si fece ancor più vivo probabilmente nel 1506, quando si scoprì la congiura che i loro fratelli, Ferrante e Giulio, stavano ordendo per ucciderli. Fu grazie alle spie del cardinale che i cospiratori furono smascherati. Ippolito aveva ben ragione di far sorvegliare il fratellastro Giulio. L'anno prima, infatti, entrambi erano innamorati di Angela Borgia, cugina di Lucrezia, e la fanciulla preferiva Giulio, lodandone assai gli occhi. Il cardinale, allora, aveva teso una guata al fratello e l'aveva fatto bastonare fino a cavargli un occhio. Non era la prima volta che Ippolito faceva bastonare qualcuno. Nel 1504, per esempio, lo aveva fatto con un messo del Papa che gli aveva portato un monitorio non gradito. I rapporti tra Papa Giulio II e il cardinale d'Este furono sempre burrascosi. Al pontefice nemmeno piaceva che Ippolito tenesse i capelli lunghi, tanto che, secondo le parole di Alberto III Pio di Carpi, Giulio II ordinò al maestro di cerimonie, una volta che si fosse ritrovato con 4-5 cardinali in compagnia di Ippolito, lo pigliasse per rabbuffargli la zazzerina. Oltre ciò, lo criticava dicendo che faceva la ninfa. Ippolito intrattenne numerose relazioni. La più famosa fu con Dalida Putti, che gli diede anche un figlio il cui nome, secondo alcune fonti, fu Ippolito, secondo altre, Ludovico. Non era raro che i figli illegittimi fossero chiamati come il padre, i due figli naturali del duca Alfonso ebbero entrambi il nome Alfonso. È anche possibile che al bambino, chiamato Ludovico, forse in onore dell'amico poeta, dopo la morte del cardinale sia stato imposto il nome paterno,
così come era stato per Giovanni dalle bande nere. Abbiamo sentito la voce di tante persone che lo hanno conosciuto, ma c'è un modo per conoscerlo più direttamente? Certo, leggere le sue lettere, sentire le sue parole. Si dice che si può conoscere la persona osservando come tratta i sottoposti. Quindi ecco cosa scriveva nel 1516 a un suo servo, chiamato Alberto Superbo. Alberto, abbiamo recepito una tua del 19 del presente, alla quale non diamo altra risposta se non che doveressi in tua malora leggere bene le lettere che te mandiamo et mandare ad effetto quel che in esse si contiene. Abbiamo scritto a Messer Sigismondo Cantelmo circa la tua faccenda, come ne hai richiesto. La richiesta di Alberto era di aiutarlo a combinare il matrimonio con la donna che amava. Si può dire quindi che il cardinale avesse a cuore i suoi subordinati. Il cardinale Ippolito è una figura dalle molte sfaccettature. Io ho deciso di inserirlo tra i personaggi che compaiono nel mio romanzo, Il convento della Discordia, e nei volumi successivi. I conti Bebbi erano molto legati al cardinale. Varie sono le lettere che ha ricevuto da loro e ne ho anche trovata una scritta da lui nel dicembre del 1516 e indirizzata a Giambattista Bebbi. Voglio concludere leggendovela. Magnifice comes, amice nostro. Abbiamo ricevuto una vostra del 23 del presente, visto per quella le amorevole offerte che ne feceti, di che vi ringratiamo assai. E non è pur ora che conosciamo la vostra buona disposizione verso noi e casa nostra. Ma de quanto scriveti, de essi che il campo venne a Ferrara, non è vero cosa alcuna. Quando l'accadesse, siamo certi che il signor Duca non ve cambiaria a voi per altro amico quale affezionato servitor che si sia de casa nostra.